un nuovo appuntamento con Space 737 per questa nuova fuga di cervelli. Verso dove? Verso le nuvole, testa fra le nuvole, ma non sarò solo a portare la testa fra le nuvole, no, come al solito ho qui con me un amico, questa volta un'amica, un'attrice straordinaria, un'attrice di cinema, teatro, televisione, signori, Eleonora Brigliadori. Ta-da-da! Eccola, pronta a partire. Sta per finire il mondo, andiamo. No, ma come, tu sei la fine del mondo? Ma io vedo sulla porta che si chiude un numero 5. Ti ricorda qualcosa il 5? È stato il mio numero portafortuna nell'85, quando avevo 25 anni. Fantastico 5, venivo da Canale 5, grande successo televisione nazionale. E il 5585 io ho debuttato con Strehler nella Grande Magia, nella 1960esima replica del Piccolo Teatro di Milano. Beh, accidenti. E poi dimmi tunnel, che il destino non esiste. E questo tunnel così fantascientifico. E questo mi ricorda il mio primo film con Lucio Fulci, che era I Futuri Centurioni, anno 2072, che è stato adesso diventato un cult in America. Vabbè, sbrighiamoci. Andiamo. Prima che il 72 mi raccolgo si avvicini, sei le scelte, i cavalli, la briglia. Avrà un appiglio e poi metti siamo il partire. Casco, guido io, ti fidi? Mi fido, ciecamente. Hai raccolto i capelli? Ciecamente. Ci fossi riuscito io a fermare. Anche di quelli senza capelli ti puoi fidare. Ecco fatto. Allora, pronti? Eleonora, partiamo. Io... Tu sistema di controllo, perché io so che tu sei esperta, quindi controllo le condizioni atmosferiche. Vediamo allora. Beh, la copertura mi sembra ottima. Beh, sì, un momento abbiamo... parlo con la torre controllo. Ok. Autorizzati al rullaggio? A posto. Perfetto. Siamo già pronti questa al decollo? La possiamo togliere. Andiamo. Posso farti l'augurio che fanno i piloti? Fammi l'augurio che fanno i piloti. L'urlo delle aquile? L'urlo dell'aquile ce n'è bisogno, dimmi, com'è? Quando diremo la frase finale la devi ripetere 3 volte. Io seguo te. Gets. Capito un gets, però... È così. Va bene. Però porta allora, buona. Pronti, facciamola, dai. Facciamola. Gets. Pronti. Allora, siamo pronti a partire. Qua io sistemo un po' di cose. Noi stiamo partendo da Genova. Ma perché partiamo da Genova? Perché la Liguria ha le mie radici con la terra. Ah, addirittura. E quindi per partire per il cielo bisogna cominciare dalla terra. Beh sì, certo, bisogna partire dalle proprie radici, quindi... I miei nonni materni. Allora, vediamo se ricordo un po' tutto. Sì, scusa, mi dicevi nonni materni? Il nonno era di Balestrino, che è un paese qui. Vedi della che... provincia. Ah, I flap. Allora, ma siamo già pronti? Noi siamo pronti per partire. Bellissimo, rullaggio, tutto tuo, Roberto. Mantieni il pedaliere a destra, mantieni il centro a destra, ecco, troppo, compensa sempre, qua a sinistra, compensa, l'isteresi sempre, quando dai un comando riportalo indietro. Andiamo. Adesso lascialo ancora correre, a destra leggermente, piano, andiamo, sollevalo, guarda. Piano, senti, perfetto. Senti come si alza. Vedi che bei cumuletti, qua se ci fosse un aliantino si potrebbe fare un giretto là sotto e guadagnare qualche centinaio di metri. Sul mare non si veleggia tanto bene però. Di perché solito. Non si veleggia bene sul è mare? È perché entra la brezza di mare che è una specie di veleno per il volo termico, perché azzera tutto, siccome il mare è omogeneo nella sua superficie, noi invece volovelisti viviamo degli sbalzi di temperatura. Non ci sono grandi termiche sul mare, a meno che non trovi un'isoletta o cose del genere. Allora, ma ora andiamo... Sì, ma andiamo a fare un giro, noi intanto andiamo. Possiamo fare rotta verso Savona? Noi facciamo rotta per Savona. Ah, a Savona addirittura vuoi andare? Perché a Savona volevo che c'è? Volevo fare un passaggio sul paesello natale. Passiamo e salutiamo casa? Dove è nato mio nonno, a Balestrino. Tuo nonno è nato? A Balestrino. Dove adesso io farò i seminari di meditazione in un eremo su una montagna. Addirittura seminari di meditazione. Ma dimmi, com'è questa tua passione per il volo e poi però per lo spirito? In realtà perché sono due cose collegate. Di
diciamo che solo quando ti accorgi perché scegli di nascere in una certa famiglia e capisci che quella cosa ha a che fare col tuo destino, puoi dire di aver realizzato il tuo destino. Perché tu che cosa? Allora, cioè, cosa mio padre era un pioniere dell'aria. Qui c'è uno stallo, hai sentito? Hai tirato troppo. È emozionante comunque, mi distrae moltissimo perché bello, quando si è in volo si è come in meditazione, si cerca soprattutto in Aliante di collegarsi con le forze invisibili delle correnti termiche, dei venti, stallo. Forse devi modificare i flap. No, stiamo andando. Puoi aumentare. Brava, metto. Ecco. Carrello dentro. Il carrello dentro. L'aerodinamica è migliore. È meglio. Direi comunque stavo dicendo che mio padre è stato uno dei pochi italiani ad avere l'insegna ai meriti aeronautici che si chiama Tassandier, perché è stato un pioniere del volo. Ha cominciato a volare a 17 anni quando ha virata a sinistra, sei in stallo. Questo è il segnalatore acustico di stallo. Ecco, mettiamo. Guarda, ma stai imboccando il pilota automatico? Qui stiamo andando già nella Padania. No, troppo a virata. Devi usare il trim, semmai, per bilanciare l'assetto di volo. Ma tu te ne intendi così tanto di volo? Come ho cominciato prima a volare che a camminare io. Ho fatto il mio primo campionato nazionale a 12 anni in Aliante con mio padre, con un Califa 21 a Rieti. Ho fatto il brevetto a 16 anni, quando ho fatto io il brevetto nel 76 ero la più giovane donna brevettata italiana e subito dopo ho fatto con un Aliante veramente antico, che era un Aliante di Edgardo Ciani, l'M200, ho fatto il C d'argento al primo tentativo con un mezzo che aveva un'efficienza molto scarsa. Perché che mezzi, cioè una volta c'erano mezzi che andavano. Allora, mio padre per esempio ha preso il brevetto su uno Zeglin, ha fatto prima l'attestato A, che era una pattinata diciamo in linea retta dove tirati da un vericello, che era un mezzo meccanico con un grande cavo, si guadagnavano poche centinaia di metri e si continuava nella traiettoria, quello era l'attestato A. Poi ci fu l'attestato B che permetteva di fare una virata a U e di ritornare nel campo. Poi venne l'attestato C, ed è per questo che il brevetto di volo a vela si chiama ancora brevetto C di volo a vela, nel quale l'uomo comincia invece con l'Aliante a guadagnare quota dopo lo sgancio. Quindi sia che tu vada in volo con un aeromotore, sia che tu vada con un vericello. Senti, come sto andando? Beh, adesso la sento è buona. Io sì. Io dormivo sempre in aereo. Eleonora Brigliadori nasce a? Nasce con un atto falso in atto pubblico. No, con un atto falso. Sì. È da lì che ho capito tutto. Perché? No, racconta che questa è interessante. No, e mia madre, io vivevo a Milano, sì. Aveva però un medico che la seguiva in gravidanza, che aveva una clinica che non era a Milano, che stava in mezzo al verde, e le disse, ma perché non fa nascere questa bambina lì? E mia madre disse, sì, vabbè, ma però noi abitiamo a Milano. Dice, non si preoccupi, la registriamo a Milano. E una volta si potevano fare queste cose. Di fatto io sostengo la mia non esistenza, perché se i documenti dicono che io sono nata a Milano e non c'è una clinica dove sono nata, posso sostenere che non esisto. Per cui tu adesso mi vedi? Ma tu non ci vedi sei. Vedi l'invisibile? Ragazza. Non ci sono. Tu non ci sei. Sono qui, sono il tuo spirito. Visto che io lo so che tu ci sei. Come l'incubo del tuo spettacolo che mi ha fatto morire. Sono il tuo incubo. Visto che io lo so che tu sei molto presente invece in realtà. È il microfono. Vabbè, succede. È il microfono della torre, non preoccupatevi. Ma con la torre, per esempio, tu una volta che sei in Aliante, con chi senti di comunicare? Beh, diciamo, noi comunichiamo con la torre a terra in una frequenza sportiva. Sì, ma io parlavo proprio di un altro tipo di comunicazione. Con chi ti senti comunicare quando allora, sei in Aliante? Diciamo che questo simulatore di volo è un po' quello che nel mondo spirituale è la meditazione. Cioè la meditazione serve per prepararsi al grande volo e per cominciare a prendere le misure e a imparare le manovre che l'anima deve fare, perché l'anima non è un'entità astratta, è proprio come un mezzo dinamico che congiunge oltre il tempo, poco più avanti, congiunge l'individuo nella sua parte spirituale con gli esseri cosmici. Quindi
se tu comprendi che quello che è creazione fisica in realtà è lo specchio delle azioni compiute dagli esseri spirituali nel corso della creazione dell'universo, sai che ogni volta che ti relazioni con una particolare dimensione, e in questo caso noi siamo nell'atmosfera, che porta anche nel nome il significato di anima, l'atma. Perché? Atma. Atma come Mahatma Gandhi, era la grande anima, quindi atma è la radice antichissima indiana che significa anima della terra, quindi l'atmosfera è la sfera. L'atmosfera è l'anima della terra. E quindi tu ti senti in... come fai a sentirti in anima con la terra dalla quale ti elevi? Io ho letto una frase che non so se davvero ti si possa attribuire, oppure sarà o te levi o te levi. O ti innalzi. Sì, però era o te levi, nel senso ti elevi, o te levi. È vero. È tua? Non la ricordo, però sono possibilista, per cui potrei anche averla detta. Ti piace? Se ti piace te la regalo. Non è male, ma io avrei detto o capisci o ti fai male. Perché tu quando è stato il momento in cui hai capito che non stavi capendo e ti sei fatta male? No, io ho capito che non dovevo capire quello che capivano gli altri che credevano di capire, perché se avessi capito quello che gli altri capivano ma in realtà non capivano, non avrei capito quello che poi ho capito, che era la cosa fondamentale da capire. Mi hai capito? Ho capito, guarda, io sto cercando nel frattempo di mantenere la rotta. Capisco, è una specie di sfida, no? Io ti distraggo. Sì, perché sai, non ho voluto osare, non andiamo senza pilota. Scusa, ma qua sotto cosa abbiamo? Il Po? Un Po. È un no, Po? No, non tanto. Un po' di qui, tanto, un po' di là. È difficile tanto, perché, voglio dire, io le montagne le vedo un po' più da vicino di solito. A che altitudine sei arrivata al massimo? Ma io ho fatto il C d'argento, che comprende un guadagno di quota di 1000 metri, ma ho fatto anche la prima prova del C d'oro, che sono 3000 metri di guadagno di quota. In una bella giornata d'onda che c'era ad Alzate, e ero partita per un volo normale e sono riuscita a fare questo guadagno di quota al primo tentativo. Il problema lì, sai qual è? Che salendo, diciamo che la temperatura diminuisce quasi di un grado ogni 100 metri, per cui quando arrivi a queste quote comincia a far freddo e l'aliante non ha il riscaldamento. E allora ti si gelano i piedi, insomma, devi resistere. E come fai in quel caso? Quando in aliante un volo dura tanto, no? Può ecco, durare molto. Quello è il problema. Come ti organizzi? Gli uomini hanno dei sistemi più comodi che incanalano fuori dai finestrini. Noi donne dobbiamo fare, diciamo, cercare, oltretutto devi continuamente bere perché ci si disidrata molto facilmente, per cui diciamo devi, quando a te ricorri sempre, ma non di là, ma nel senso che il freddo ti fa aumentare il ricambio del sistema, appunto, quindi, del ricambio. Quindi scusa, allora praticamente la voglia di arrivare non è quella soltanto. Beh, c'è gente che è arrivata anche tutta bagnata pur di fare la missione. Cioè, a mali estremi, estremi rimedi. Non è che ci si può alzare e ci vado a fare un attimo un giro. Piloti no, da certo, corsa girano col pannolone. Sì. Quindi allora, la tua passione, ricapitolando, la tua passione per il volo è iniziata quando eri molto giovane. Prima di nascere, ho scelto mio padre per questo motivo. Perché tu sei convinta, Io l'ultima vita che ho vissuto su questa terra, il mio grande sogno era di volare. Sì. Ero un uomo in quell'epoca, avevo tante passioni. Ti ricordi che ma su tutte, era intorno al 500. Questi sono i tempi della reincarnazione, diciamolo, perché la gente dice tante fesserie. I tempi delle reincarnazioni per un'anima molto evoluta possono arrivare dipende se conosci 500. Qualcuno però. E appunto, perché se hai già sperimentato le conoscenze iniziatiche, vai più veloce. Ma anche è possibile, anche nella reincarnazione abbiamo bisogno di conoscenze. La velocità, la vera essenza dell'anima, allora, quindi, non diciamo, è massa, è velocità. Ma un tempo normale sono 500 anni, ma se conosci qualcuno riusciamo ad abbreviare i tempi. È come sulla Terra. Un tempo normale può essere anche 6, 7, 800 anni. Allora, abbiamo detto, c'è una sala d'attesa, tutto deve finire quello che tu hai lasciato sulla Terra, no? Quello, appena stacchi l'anima dal corpo, sperimenti quello che invece il corpo impedisce. E l'anima, in quel momento, dove va? No, l'anima è sempre in contatto con i mondi spirituali, però il corpo, fin tanto che tu non raggiungi una capacità di separare
o di governare il corpo astrale in un certo modo, che è quello che si apprende attraverso la meditazione, percepisce solo il mondo fisico, cioè le percezioni esteriori. Che tu con la meditazione riesci a percepire un comincia mondo a percepire astrale. In realtà il no, comincia a percepire il mondo eterico, che è il grande guaritore anche del corpo fisico ed è lo strumento di navigazione che ci permetterà di superare l'evoluzione solare prossima, cioè quando il pianeta terrestre si fonderà col Sole, se l'uomo avrà realizzato di assumere tutto quello che oggi è fisico, riportandolo nel mondo eterico, che nella tradizione cristiana è rappresentato dal corpo glorioso di Cristo quando risorge dopo i famosi 3 giorni, in quell'immagine c'è il compito dell'umanità da qui alla fine dei giorni. Quindi noi dovremo sviluppare a partire dalle forze dell'anima tutto quello che nell'anima è contenuto. Quindi siccome l'anima ha addensato la sostanza fisica per renderla come noi oggi la vediamo, l'anima ha anche il potere di rispiritualizzarla e quindi di riportare il grande insegnamento che la Terra ci dà, perché ci insegna appunto nell'errore, nel dolore, nella morte, a fare la cosa giusta nel tempo, noi diventeremo nell'era successiva degli angeli. Questo è il mio augurio. Noi abbiamo questa speranza, abbiamo la possibilità di diventare degli angeli. Altrimenti, se non ci fosse questa libertà per l'uomo, non avrebbe senso nulla nella creazione. Quindi non bisogna pensare a quello che dicono gli scienziati di fisica, di cinica fisica, come non so, Stephen Hawking, che avendo una prospettiva purtroppo un po' deformata della realtà proprio nella sua condizione biologica, finisce per negare la possibilità che ci sia un motivo alla sua malattia e fa perdere di senso a tutto l'universo. Questa è un'operazione un po' demoniaca, se vuoi, che fanno tanti scienziati, perché non vedendo loro, perché non fanno evolvere la loro anima, una possibilità, trasmettono questo cinismo a tutti e distruggono anche i sogni di quelli che in realtà percepiscono l'esistenza del mondo spirituale. E perché secondo te, se c'è qualcuno che riesce a capire la profondità del mondo spirituale, poi non ha voglia di comunicarla, di condividerla davvero? Come? L'hanno comunicata tantissimi. Il problema è che, essendo nello spazio della libertà, l'uomo deve decidere di cercarla e di trovarla con le proprie forze. Così come, sai che c'era il famoso paragone di Platone, che quando distingueva i due livelli di conoscenza, la doxa, che era la conoscenza di opinione, quella che ti viene dalla percezione del mondo, dalla noesis, che era la vera conoscenza, e diceva: la noesis è come quando nel mare una barca trova bonaccia e le vele non servono più per trasportarlo. Allora cosa deve fare l'uomo? Cala le vele, prende in mano i remi e da quel momento comincia il suo lavoro. Nel volo a vela c'è uno stesso paragone. Diciamo, la conoscenza di opinione ti viene col traino avanti, poi voglio salire un po' per passare. Allora forse devi dare motore. Ma la velocità, guarda, la velocità. Allora qui io vedo delle montagne che mi sembra. Sì, io infatti vorrei passare in quella sella, vedi? Ma là dietro dovrebbe esserci la grigna? Non la trovo io, che sta così, la riconosci. Il resegone? Il resegone. Il resegone. Resegone lo trovi subito, sembra il rosicone sembra. Guarda, adesso passiamo in quella sella. Perché sono con le nubi, hanno la testa incappucciata. Poi io sono abituata a vederli dalla prospettiva. Vedi, quello lì sembra il resegone, lo vedi? Sì, quello è il resegone. È innevato anche. Quello è il resegone. Resegone, allora, dietro il resegone c'è la grigna e la grignetta, che dovrebbe essere di là. E quello lì è il braccio di letto. La grigna, la pinta, la Santa Maria. Più o meno. Lì c'è Lecco, vedi, quello lì è il ramo del lago di Como. Ecco, l'aeroporto dove io ho imparato a volare di più è Alzate Brianza, che si trova praticamente, se tu immagini... Alzate le ali più che Alzate Brianza, le ali. È fatto come una Y capovolta, come un triskal. Infatti era una zona sacra per gli antichi Celti che abitavano la Padania. Ah sì? È un segno magico il triskal. Il triskal. Che è un po'. Quanto tempo passi a studiare tutte queste cose? Beh, le mie notti, quando non posso pilotare, piloto con l'anima. Adesso ho progettato questa antologia sul mondo spirituale, che sta per essere pubblicata. Adesso poi me ne parlerai, noi andiamo. Che si chiama La briglia dell'anima, e ho detto ci vuole un pilota per afferrare questa briglia. Certo.
Ecco, lì stiamo andando in Grigna. Quando ho fatto i miei 18 anni ho organizzato una bella caccia al tesoro e il premio era un volo in Grigna. Ed è stato molto divertente proprio in queste... E qua dovresti vedere anche i laghetti che sono sotto, cioè Alserio, Pusiano, Annone, che sono tutti i laghetti che stanno tra i due bracci del lago. Pre-emozionante volare. Ma poi quando, voglio dire, qui adesso noi abbiamo il seggiolino fermo, ma in Aliante continuamente senti le botte delle correnti sotto un'ala che ti alza di qua o di là. E sai qual è la legge? La legge del volo velista è che si guida dove ti si alza l'ala, tu buttala giù. Allora, se si alza l'ala vuol dire che l'ala, che l'aria sale, allora tu spingi di lì e sali con lei. E questa è la legge della compensazione per creare l'equilibrio in ogni condizione. Quindi la via solare della conoscenza è una via di equilibrio tra le varie rotte che ti vogliono fare deviare da destra a sinistra, no? Invece se tu sei ben centrato, hai la massima efficienza, riesci a percepire qualunque moto sottile dell'aria, un po' come quando sei centrato spiritualmente, in pace con te stesso, accogli tutti i segnali costruttivi, le opportunità che la vita ti offre. Vuoi aumentare la velocità? Aumenterei la velocità per poter fare una salita come al decollo, perché qui stai un po' sotto costa. Se qui ti becca una discendenza, una corrente, una nube, devi entrare in volo strumentale e sono guai. Per non dire gere che gets. Non dico gere che gets, allora ok. Aumenta un po' la velocità? Aumentiamo, io ti seguo, Ok. Ok, aumentiamo la velocità. Non abbiamo detto... Attenzione, stiamo salendo troppo. Aspetta. Allora, mettiamo i flap che ci aiutano a salire. Come si muovono sti... I flap, come li muovi? Mettiamo i flap. Che ti permette di rallentare la velocità, cioè di aumentare la velocità senza stallare, di diminuire la velocità senza stallare. Adesso vediamo se riusciamo a passare questo costone. No, non inclinare a destra, ecco, mantieni, passa sopra quella vetta. Ecco, quello è San Primo, vedi quella punta lì? Appuntito il San Primo, adesso puoi cominciare la virata a destra. Ora da qui, da lontano, se fosse una giornata di visibilità, si vedrebbero le montagne della Svizzera. No, no, non inclinare così tanto, no, non inclinare così. Puoi ridurre la velocità un po'. Velocità di massima efficienza qual è? Siamo a 250 nodi. Qui a me indica 3,32. Qua siamo saliti molto noi adesso. Ecco. Ma quello laggiù deve essere il Monte Rosa, lo sai? Dobbiamo superare le montagne. No, dobbiamo virare a destra se vogliamo andare sì, a Val Brembo. Sì, soltanto che qua però ho paura di passare nelle montagne. Allora, la quota dove è indicata? Altitudine 7000. Queste montagne arrivano meno di 3000. È un effetto ottico di parallasse, ma dovremmo essere nettamente sopra. Vogliamo sperimentare? Vogliamo sperimentare. Vogliamo vedere. Tira un po' sull'ala. No, intanto io rimarrei in assetto e girerei intorno a questa vetta. Sì, io quello sto cercando di fare per poi abbassarci subito dopo. Questa cosa rossa cos'è? Cosa dice questo signore? 2500 di che? È l'estrazione dell'otto. Del bingo, sì, perché adesso giochiamo mentre stiamo andando. Noi così siamo in rotta. A me sembra che siamo molto più bassi delle montagne. No. Cioè, la quota dobbiamo salire. No, perché qua, qua siamo in piedi, capito? 7000 piedi, sono neanche 3000 metri. No, 7000 piedi è quello che abbiamo seguito. Noi siamo 2000 a, metri. A 9500 metri. Tu a 7000 piedi diviso per 3
fa meno di 2000. Sì, esatto. No, poco più infatti di 2000. Infatti qua stiamo passando proprio rasenti alle montagne. Infatti, vedi? Allora non... Qua se c'è un camoscio che salta lo prendiamo. Ci piglia per le corna. Emozionante, il ritorno. Ecco, pronti all'atterraggio, ci eravamo un po' persi prima. Mi mancava l'odore delle nuvole, senza quello io mi sento disorientata. E tu senti l'odore delle nuvole? Eh sì, quando entri in nube con l'aliante hai una sensazione particolarissima. E invece vedi, adesso sento l'odore degli spaghetti che ci stanno aspettando alla base, siamo arrivati, siamo atterrando. Perché l'atterraggio, la nascita? Perché l'anima, quando rientra in una dimensione fisica, atterra dai mondi spirituali, veramente si avvicina alla terra. Quindi noi abbiamo bisogno... Fino ad arrivare allo stallo, quasi. Lo stallo entra nell'universo materno e lì c'è il grande looping che rientra nel cerchio della vita. È un looping il nostro. Il looping è un po' la geometria che io ho immaginato per questa mia antologia sul mondo spirituale. Perché tante cose sulla terra sono capovolte rispetto al mondo spirituale. Ecco, adesso tiriamo in pancia, ecco. Carrello è fuori, vero? Sì, 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 è bene. E adesso si attiva la pedaliera? Possiamo frenare? Ecco, attenzione. Senti, non so se l'ha fatto il pilota automatico tu o io, ma mi sembra che faccia tutto quasi da solo. Fantastico. Ha fatto un atterraggio perfetto. Da manuale. Attenzione, ecco, guarda, lo fermiamo. Vogliamo mettere... No. Oh, ci porta al parcheggio. Andiamo al parcheggio, stiamo arrivando proprio a casa. È come scegliere la propria famiglia. Che viaggio, no? Che è stato. Un bel viaggio. Bello, un bel viaggio. Oltre bel viaggio. Il tempo. A me è piaciuto tantissimo tutto quello che hai detto. Poi mi rinfranca molto il pensare alla reincarnazione, a pensare che ci sia una possibilità diversa. Io credo che sia fondamentale per trovare la pace tra uomini che questa realtà del mondo spirituale venga comunicata, perché allora le persone faranno in modo di essere sempre felici della loro esistenza. E così come capita se tu pensi che casa tua venga distrutta, non metti a posto, ma se tu sai che torni, cerchi di lasciare in ordine la terra quando te ne vai. E non pensi solo egoisticamente, perché sai che il male che hai fatto lo ritrovi. No? Quindi è una chiave di volta, se vuoi, che regge tutta la vita dell'uomo. Quindi, oltre al teatro che aiuta a entrare in rapporto, adesso per me è diventato un po' anche una missione quella di comunicare quello che ho scoperto in questa vita. E quindi adesso te... Vai, parli, comunichi e ci comunichi. Adesso soprattutto cerco di fare dei seminari di meditazione scientifico-spirituale che accompagneranno anche le varie presentazioni di questa antologia che si chiama La Briglia dell'Anima, che dovrebbe uscire presto, insomma, prima di Natale. E poi continuerà con i vari volumi di volo. Questo sarà il uno lume di volo e poi ci sarà il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. E spero di riuscire in chiave artistica, non dogmatica, di toccare l'anima del lettore e fargli capire che tante cose che sente, che crede irreali, dandogli forza, diventano reali non solo dentro di noi, ma piano piano si riversano sul mondo e rendono il mondo migliore. È stato un viaggio bellissimo, io spero di rincontrarti un'altra volta in volo, ancora in teatro, al cinema, o se no fra 500 anni. E poi nei mondi spirituali tutte le persone con cui ci sono state delle vere relazioni si incontrano e lì si pianifica il piano di volo per la vita successiva. Chissà se troveremo lavoro fra 500 anni. Lo dobbiamo inventare. Ci rivedremo poi alla prossima puntata di Space 737. Lo spazio è grande dentro di noi. Grazie. Grazie.